Benvenuti e bentornati a Vivere Ancora del Sud, io sono Mattia e oggi vi presenterò il video che ho preparato per le iene. Vi do un background per farvi capire di che si tratta e anche voglio lamentare qualcosa per quello che vale. Allora, il video mi è stato richiesto dalla redazione delle iene intorno al 10-12 aprile, non ricordo di preciso, e mi hanno detto: ciao Mattia, abbiamo trovato il tuo canale, abbiamo trovato interessante. Vorremmo realizzare un servizio sulle applicazioni che esistono anche in Cina per tracciare i pazienti di coronavirus. Abbiamo degli amici in Cina che ci stanno aiutando a fare questo servizio e ci chiedevamo se potesse aiutarci anche lui. Ho detto: va bene, di che si tratta? Allora mi ha detto: conosci questa app Corona 100M che ti dice se c'è pazienti di corona intorno? Ho detto: io, mi sa che hai delle informazioni sbagliate perché non esiste un'app del genere. Cioè, non esiste un'app che ti dice se tu mentre cammini c'è un pallino sulla mappa che ti viene incontro ed è malato di corona. Cioè, non si può sapere. L'unica cosa che c'era questa app, è che praticamente si appoggia su alcune delle app che vi mostrerò fra poco nel video. E praticamente era un'app che oltre a dirti eventualmente la posizione dei casi accertati, costruita a ritroso, ti dava anche eventualmente le informazioni personali sui pazienti, che erano fughe di notizie magari dagli ospedali o dai conoscenti o col passaparola, però a parte che molte informazioni erano troppo invadenti e molte erano anche false, ovviamente violava la privacy e quindi Google Shop e Apple Store le hanno rimossa dal mercato. Vabbè, io ho detto: guardate, secondo me avete le informazioni un po' sbagliate, però se mi volete dare una scaletta vedo che posso fare. E quindi loro mi hanno detto: fai questo video di 3 minuti in cui dici chi sei, cosa fai, come hai vissuto la prima fase del corona, e ci mostri queste app e ci dici come stanno gestendo la situazione. Quindi io questo video l'ho fatto, lo state per vedere, non mi dilungherò troppo, però appunto 3 minuti non ce la facevo a essere esaustivo sulle informazioni delle applicazioni perché. Comunque volevo che quello che veniva registrato, quello che, di cui parlo effettivamente non fosse ambiguo. Quindi ho pensato, io tagli non ce ne faccio, cioè o meglio faccio sì che tutto sia chiaro, perché se poi tagliamo diventa troppo ambiguo, magari vengono fuori delle ulteriori disinformazioni. Poi se malauguratamente loro anche per questioni tempistiche dovessero tagliarlo, pazienza, metterò la versione integrale che potete vedere qui. Sul canale, in modo tale che la gente, se si vuole fare un'idea più concreta, viene e se la fa. E quindi ho preparato questo video, gliel'ho mandato, mi hanno ringraziato per la disponibilità, per essere stato celere, mi hanno detto che l'avrebbero mandato in onda probabilmente il 28 aprile o che mi avrebbero fatto sapere. Ora, ovviamente è tutto gratis, non ho firmato nessun contratto, non hanno fatto niente fino ad ora, quindi immagino che, siccome il mio servizio forse era troppo veritiero e non dava scalpore, non abbia appunto soddisfatto i loro requisiti di, non lo so, gossip, la ultima notizia, scalpore, eccetera, e quindi non lo so se lo manderanno, non l'hanno ancora mandato, ma aspettavo quantomeno di un mail della serie: guarda Mattia, scusa se ti abbiamo rotto il cap, però non rientra più nei nostri piani, grazie uguale, no. Pazienza, e quindi vedetelo, fatemi sapere che ne pensate. Ovviamente va un po' aggiornato perché l'ho girato oltre un mese fa, ora qui sono scoppiati dei nuovi focolai, però vi potete fare un'idea sul sistema coreano, sul modello coreano, su come è stato gestito il tutto e un po' di cose, e poi eventualmente posso anche fare un altro video se vi incuriosisce, se volete sapere più cose, ed in generale vi potete tenere informati con i TG coreani. Beh, vi lascio al video, come si dice in coreano, chal putak turyoyo, abbiate cura di me, fatemi sapere il tutto, che ne pensate, lasciate un mi piace, condividete, e alla prossima. Ciao a tutti, mi chiamo Mattia, vivo e lavoro in Corea del Sud da circa 5 anni e gestisco un canale YouTube chiamato Vivere in Corea del Sud, dove racconto la Corea agli italiani. Molti sapranno che la Corea è stato il primo paese con il maggior numero di contagi di corona, subito dopo la Cina, ma nelle ultime settimane siamo in netta ripresa. La diffusione del virus è stata contrastata grazie a una buona campagna di informazione da parte del governo, il buon senso dei cittadini e anche l'utilizzo di applicazioni per smartphone. Nonostante io mi trovi nella zona rossa, non ho mai pensato di scappare in Italia perché non l'ho ritenuto sicuro, in quanto intraprendere un viaggio del genere, non sapendo chi ti trovi intorno, assolutamente non era la cosa giusta da fare. Ho deciso di rimanere in casa per circa 3 settimane, limitare le uscite a una volta a settimana per fare la spesa, eventualmente comprare anche qualcosa online e fare delle piccole uscite, delle passeggiate nei pressi della mia abitazione. In Corea non c'è stato un vero e proprio lockdown, però in questa città, che è stata la più colpita, la maggior parte delle aziende ha chiuso o comunque limitato le ore di lavoro o
modificato i turni dei dipendenti affinché non ci fossero troppe persone nello stesso momento nell'ufficio né i mezzi si affollassero. Ovviamente le scuole sono state le prime a chiudere, stessa cosa le università. Per buona campagna di informazione da parte del governo, mi riferisco al fatto che già dai primi di febbraio nei parchi era possibile vedere dei manifesti con il numero verde da chiamare in caso di emergenza e dei suggerimenti su come comportarsi, starnutire sul gomito, lavarsi spesso le mani. Inoltre, questi annunci erano continuamente ripetuti sia tramite speaker nei luoghi pubblici, nei supermercati, negli autobus, sia nei telegiornali e tramite messaggi inviati dal governo sui telefonini dei cittadini e non solo. Inoltre, negli uffici aperti e nei luoghi come supermercati e bagni pubblici si trovano tuttora gel per igienizzare le mani e si suggerisce molto l'utilizzo della mascherina per evitare appunto la diffusione di particelle tramite gli starnuti o i colpi di tosse, e quindi limitare eventualmente il contagio tramite questi. Il motivo per il quale il governo coreano ha avuto una buona risposta è stato perché comunque si è trovato già a dover affrontare emergenze simili nel corso degli anni, l'ultima nel 2015 con non pochi errori, infatti molte persone, soprattutto anziane, sono venute a mancare. Ma soprattutto vi è stato da subito un gran numero di tamponi fatti anche agli asintomatici. Ed in più, tramite l'utilizzo delle carte di credito che sono molto diffuse qui in Corea, si è riuscito a tracciare anche gli spostamenti dei presunti casi e quelli accertati, e quindi mettere in isolamento il maggior numero di persone. Nelle prime settimane vi è stato un ampio utilizzo di un'applicazione chiamata Corona19, che però adesso è stata rimossa dal mercato di Google e di Apple perché effettivamente era troppo invadente e violava la privacy dei cittadini. Questa applicazione raccoglieva i dati di alcune che sono ancora in uso, come Corona Map, e altre informazioni rilasciate sia da enti locali in base alla posizione geografica, sia per sentito dire, e quindi si rischiava anche di dare informazioni poco chiare o comunque non veritiere, motivo per il quale non esiste più. Comunque sia, esiste tuttora Corona Map, che vi mostra i casi di corona nell'arco degli ultimi giorni, intorno a voi. Inizialmente vi erano sia i casi che gli spostamenti, però quando poi si è raggiunto le migliaia di unità è stato difficile postare tutto quanto, ma comunque veniva indicato e viene tuttora indicato quale zona è meglio evitare, anche se nelle ultime settimane effettivamente vi è una buona ripresa. Ed inoltre un'altra applicazione è quella per aiutarti a trovare delle farmacie o dei negozi che vendono le mascherine nelle vicinanze. Quindi qui posso controllare sia le farmacie nelle mie vicinanze in base alla posizione, sia quante ce ne sono a disposizione e eventualmente se le vendono o meno. Quindi per esempio una farmacia a poche decine di metri, la scelgo e mi incammino. Nelle farmacie ultimamente è vietato entrare senza mascherina. Infatti, se vedete, l'impiegato all'interno ha anche la mascherina. Oggi, metà aprile, ci sono da circa una decina di giorni una trentina di casi al giorno in tutta la nazione, la maggior parte pare sia da parte di coreani o stranieri che appunto vengono dall'estero, quindi casi importati. La vita inizia a riprendere, è periodo di elezioni, proprio in questo fine settimana molte persone sono andate a votare e comunque continuano ad arrivare continuamente messaggi del governo di evitare assembramenti e suggerimenti su come limitare eventuale diffusione del contagio. Probabilmente fino a quando non vi sarà una cura, verrà continuamente consigliato l'utilizzo della mascherina, di lavarsi le mani, di evitare luoghi troppo affollati, verranno limitate le attività al chiuso, come le messe, che sono state anche causa di nuovi focolai. Io mi auguro che venga trovata una cura al più presto e che si possa tornare a viaggiare in Italia e nel mondo senza dover utilizzare mascherine, guanti, visiere, senza dover avere il timore di appunto essere contagiati o prendere questa malattia. Dalla Corea, un abbraccio all'Italia e
un saluto e a presto.